Eccoci tornati in diretta. Allora, in sovrimpressione, leggete un po' di cosa parleremo in questo blocco. Covid, DAD e smart working a gennaio, un bel punto interrogativo perché ovviamente bisognerà capire cosa succederà sul fronte dei contagi da questo momento in avanti. Sicuramente è estesa fino a marzo 2022 tutta la disciplina Covid, del lavoro, dallo smart working ai congedi parentali, in parallelo alla proroga dello stato d'emergenza che naturalmente il decreto Covid, pubblicato alla vigilia di Natale ha portato fino al 31 marzo 2022. Lo stato di emergenza avrebbe dovuto terminare con la fine dell'anno, invece sappiamo molto bene che è stata appunto prolungata. Permane per altri 3 mesi l'obbligo di presentare il Green Pass sui luoghi di lavoro in forma semplice, cioè quello rilasciato dietro effettuazione del tampone, in luogo della vaccinazione barra guarigione. E ricordiamo che in caso di mancata presentazione sono prorogate le sanzioni e la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione. Altra cosa, prorogata fino a marzo 2022 anche la possibilità di porre dipendenti, ed ecco qui l'argomento del nostro approfondimento, in smart working con procedura semplificata, cioè senza dover ricorrere al contratto individuale, ma comunicando semplicemente l'elenco dei lavoratori che operano da remoto. E lo stesso vale per i lavoratori fragili che potranno in ogni caso svolgere il proprio lavoro da remoto e eventualmente essere anche adibiti ad altra mansione se questo fosse necessario, ma con identico inquadramento ovviamente che è previsto dal contratto di lavoro. E entro la fine di gennaio dovrebbe essere adottato il decreto che definirà le patologie croniche che daranno luogo al diritto di svolgere il lavoro da remoto. Allora, io saluto Maurizio Del Conte, professore ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, nonché presidente AFO, ossia Agenzia Metropolitana per la Formazione e l'Orientamento al Lavoro, che ritrovo con molto piacere. Maurizio, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, da dove vogliamo partire? Perché smart working, cambieranno delle regole, vedremo dove si andrà a parare. Ti chiedo se siamo pronti. Facciamo così, partiamo da questa domanda che secondo me anche per fare un bilancio di questo anno e per andare verso il 2022 potrebbe essere adatta. Siamo pronti ad affrontare nuovamente il lavoro attraverso lo smart working, cioè abbiamo compreso davvero che cosa si tratta, di che cosa si tratta, perché sai, nell'emergenza l'avevamo un po' improvvisato questo smart working. Cosa ne pensi? Partiamo da qui. Eh beh, questo è un buon punto perché il problema è che abbiamo avuto quasi 2 anni ormai di esperienza, di rodaggio per questo smart working, però il problema è che non è che si sia proprio fatto un granché nel senso di rendere questa forma davvero funzionale a migliorare non solo le condizioni di lavoro in relazione ovviamente alla pandemia, ma soprattutto a migliorare in generale il contesto organizzativo, quindi la qualità del lavoro dei dipendenti, ma anche la produttività dell'azienda. Allora, lo smart working questo è. Naturalmente non è quello che abbiamo sperimentato durante la pandemia, dove sostanzialmente siamo stati portati a casa con una riproposizione più o meno delle stesse modalità, cioè quindi seguendo magari gli stessi orari di lavoro, avendo una forma di controllo elettronica e non personale, ma sostanzialmente senza quel trasferimento di autonomia nello svolgimento dell'attività che dovrebbe essere poi il valore aggiunto. Sì, quindi dobbiamo, diciamo, rimettere insieme un po' i pezzi, mi pare di capire, no, Sì, Maurizio, tra per l'altro era ripartire. stato Ecco. firmato un protocollo fra governo e parti sociali in vista dell'uscita dello stato di Sì, emergenza. Come sappiamo, però, questo stato di emergenza viene prorogato, quindi questo protocollo rimane sospeso. In realtà, che cos'è che effettivamente andrebbe sviluppato? Tutto quel sistema di coordinamento del lavoro che viene meno quando è remotizzato, perché viene meno il luogo fisico, viene meno il posto, l'ufficio dove ci si possono scambiare opinioni, dove si possono sviluppare progetti anche in team, ma Sì. bisogna ricostruire tutto questo ambiente in una dimensione più virtuale e quindi naturalmente anche ricostruire le connessioni, perché ricordiamo sempre,
il lavoro nell'impresa non è il lavoro del professionista che se ne sta a casa, completa la sua attività e poi trasmette, che so io, il pezzo di giornale o il progetto o comunque una opera conclusa, ma è un lavoro sostanzialmente di collaborazione. Allora, quello che manca fortemente oggi è la capacità delle aziende di rivedere i sistemi collaborativi attraverso una rete che non sia più quella generalmente costruita nei luoghi di lavoro. Allora, poi bisogna anche dire appunto che non tutte le aziende ci sentono, perché poi ci sono delle esigenze diverse, sai, tu appunto essendo professore di diritto del lavoro sai di cosa sto parlando, poi ci sono anche delle attività che non, diciamo, non sono facilitate dal lavoro a distanza. Quello che dici tu è vero, cioè bisogna sempre più cercare di creare una sinergia e una rete che possa mettere insieme, no, le persone che lavorano in presenza in ufficio e chi magari lavora da casa, con l'alternanza ovviamente di cui stiamo parlando, però insomma non è sempre così facile, proprio perché dipende anche dalla struttura aziendale, dalle esigenze, dal tipo di lavoro. Questa sarà la cosa più difficile, altrimenti avremo appunto, credo, ti faccio una domanda, io ovviamente non me ne intendo quanto te, avremo una situazione tanto tanto variegata, no, per quello che è il mondo del lavoro, però non so quanto possa essere, come dire, utile all'economia poi globale del paese. Il rischio è anche quello di una sostanziale emarginazione di alcune persone, giusto, perché giusto. Quelli che non possono fare lo smart working o quelli che possono tranquillamente fare lo smart working possono diventare due mondi separati che non si integrano più. Da un lato chi non può fare lo smart working si vede, come dire, discriminato rispetto alla possibilità che hanno altri colleghi di passare 2-3 giorni a casa senza doversi muovere verso l'ufficio, passare ore nel traffico. Dall'altro però c'è un fenomeno opposto, e cioè persone che vengono piazzate per lunghi periodi in smart working non rispettando quel principio di alternanza che invece è fondamentale proprio nella legge, che naturalmente non era stata scritta per il periodo di pandemia, ma prevedeva una fisiologia di alternanza appunto fra luogo di lavoro classico e remotizzazione. Bene, se io vengo cacciato sempre in remoto, rischio di rimanere fuori, diciamo, dal luogo dove per esempio si decidono le carriere, dove fanno tutta una serie di passaggi strategici per il futuro anche delle persone, e questo rischia di diventare un problema serio. E rischiano soprattutto quelle categorie che già sono state penalizzate dal Covid, mi riferisco per esempio alle donne, perché poi quasi diciamo nella maggioranza magari sono le donne che scelgono di lavorare da casa anche per conciliare, no, vita tra, cioè la vita in famiglia e la vita al lavoro, sbaglio Maurizio? Bisogna assolutamente evitare che il lavoro smart diventi un lavoro di serie B, cioè che diventi la parte, diciamo così, povera, quella che non richiede la presenza e quindi sostanzialmente si può far tutto in back office, e quindi poi molto spesso viene relegato alla componente femminile. Questo purtroppo è una gravissima forma di arretratezza culturale del nostro paese, diciamocelo pure, sì. Dove la verità è che noi diamo per scontato che gli obblighi di cura familiare gravino sulle donne, e quindi siccome lo diamo per scontato, poi ne traiamo anche la conseguenza che le donne devono essere messe in smart working a curarsi anche dei ragazzi quando magari sono a casa e devono fare i compiti, se non addirittura a casa a fare la dad e tutto il resto, perché oggi noi sappiamo anche che purtroppo gli oneri di cura non sono soltanto verso i ragazzi, ma soprattutto e sempre di più verso gli anziani. Sì. La responsabilità della cura, che purtroppo è ancora a carico essenzialmente delle donne, poi ci mancherebbe con tutte le eccezioni. Questo è un altro tema a livello sociale di welfare che purtroppo il nostro paese di cui non si fa carico come dovrebbe, cioè io lo dico proprio senza sì, problemi. Ma se noi consideriamo i paesi del nord Europa, cioè voglio dire, non dobbiamo pensare che questo sia un destino inevitabile, perché nei paesi del nord Europa
Dove è Da stato noi è un destino sviluppato. inevitabile, questa è ancora più tragica come cosa. Esatto. Cioè, la cosa è che nei paesi dove è stato sviluppato un sistema di welfare, asili nido, sistema di assistenza per gli anziani, quindi tutta una serie di servizi per i cittadini, le donne partecipano paritariamente o quasi paritariamente al lavoro rispetto agli uomini, e questi problemi sono avvertiti in misura molto minore. Allora, io credo che noi dobbiamo fare una seria riflessione su come portarci a livello europeo sotto questo punto di vista, tenendo conto che noi abbiamo un tasso di partecipazione femminile che è attorno al 50%, significa che delle donne in età da lavoro lavora circa una su due. Il che significa che noi stiamo sprecando un patrimonio enorme in termini di potenzialità di sviluppo per tenere a casa le donne a curarsi dei figli e dei genitori anziani. E questo in una società contemporanea non è più accettabile. No, questo allarme era arrivato anche in occasione, guarda, io ne avevo parlato a lungo. Su più canali, era arrivato in occasione del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva proprio detto che il 50% delle donne in Italia è disoccupata. E peraltro il 50% che lavora non ha le stesse condizioni degli uomini, nel senso che spesso le donne lavorano part-time e non è la stessa cosa, perché col part-time tu ci insegni, ci sono meno possibilità di avanzamento di carriera, naturalmente, perché si dedica meno tempo al lavoro, e lo stipendio non ne parliamo perché ovviamente è dimezzato, a parte che anche quando si lavora a tempo pieno spesso lo stipendio è più basso. Quindi questa è una situazione veramente grave. Il problema che a me sembra sempre che, però dai, lanciamolo come buon auspicio per l'anno nuovo, che nonostante arrivino tanti allarmi, i dati li abbiamo a nostra disposizione, tutti sappiamo com'è la situazione, non si faccia granché. Ora c'è questa speranza riposta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha messo a punto l'Italia, nel quale c'è un capitolo proprio dedicato all'inclusione e quindi con tutti gli accorgimenti che dovranno essere messi in atto, e qui poi bisognerà rispondere all'Europa, quindi incrociamo le dita, speriamo che sia la volta buona rispetto proprio alla parità di genere. Insomma, Maurizio, speriamo, forse questo potrebbe essere, tu hai fiducia in questo PNRR, giusto per, visto che c'è anche questo tema Ma dell'inclusione. la fiducia è necessaria, naturalmente. Poi ci sono tanti elementi di criticità e sarà il segreto del PNRR è la sua implementazione, più che quello che c'è scritto sulla carta, che sono naturalmente ottime intenzioni, ma poi bisogna dare le gambe a queste misure. Quindi saranno i prossimi mesi, i prossimi anni, quelli che determineranno il successo di questa iniziativa. È chiaro che anche sul fronte dell'inclusione ci sono delle misure importanti. Dal punto di vista, diciamo, proprio della partecipazione femminile, io credo che sia fondamentale capire come il nostro paese può guadagnare dal recupero di quelle intelligenze e competenze che sono oggi maggiormente riposte nella popolazione femminile, perché le ragazze di oggi sono mediamente più istruite dei ragazzi di oggi. Allora voi capite bene che pensare di congelare o sprecare questo tipo di competenze, di intelligenze, è un peccato che non ci possiamo permettere, e quindi grazie anche alle misure del PNRR che stimolano, favoriscono, sostengono anche le imprese che abbiano delle iniziative di maggiore inclusione femminile nel lavoro, potremo avere un'inversione di tendenza. Però attenzione, perché se non ci si se, se ne ricorda solo il 25 novembre, purtroppo le E cose no, non appunto, funzionano. dico, l'allarme è arrivato, ma mi pare che non sia stato molto ascoltato, perché poi non se n'è più parlato, come spesso avviene. Vediamo. Allora, ultima domanda, Maurizio, vorrei farti. Intanto, smart working, ecco, le nuove regole verranno poi decise anche alla luce di quello che accadrà, naturalmente, sul fronte dei contagi e sul fronte delle restrizioni che eventualmente poi anche a seconda dell'incidenza del Covid sulle varie regioni, quindi ci sarà probabilmente anche una situazione variegata. Poi
Poco fa abbiamo letto, e ne abbiamo anche parlato, anche la DAD, cioè lo smart working dipenderà molto anche da quello che si deciderà di fare sulla didattica a distanza o meno, perché se in questo momento, guardate, fate questo esperimento, mettete su un motore di ricerca DAD, vi si aprono notizie assolutamente diverse tra di loro. Ritorno in classe, decisione finale dopo i dati del 3 gennaio, quindi sapremo solo dopo il 3 gennaio cosa succederà. Scuola, niente DAD, si torna in aula il 10 gennaio. Poi ancora, Covid mai così alto, sale il rischio DAD, il Movimento 5 Stelle se la prende con Bianchi, contagi in aumento, introdurre la DAD con alternanza di gruppi, come sarà il ritorno a scuola dopo Natale, insomma non si capisce niente in questo momento, capite che così è dura Maurizio, no? Anche stabilire come poi potrà essere modulato lo smart working, perché vanno di pari passo le due cose, soprattutto naturalmente per i genitori che devono capire se i bambini, se i figli saranno a casa, soprattutto quelli più piccoli, naturalmente se andranno a scuola. Assolutamente, ma questo è uno dei grandi punti interrogativi che ci aspettano con la ripresa. Noi abbiamo visto che l'effetto combinato di smart working e DAD è per certi aspetti devastante per le famiglie e in particolare per le donne, perché oltre a lavorare da casa devono anche seguire i ragazzi che sono a casa a fare la DAD, senza poi parlare dei problemi materiali come per dire gli spazi di una casa o la connessione che si sovraccarica, perché naturalmente se ho due ragazzi che stanno in DAD e uno che e io devo lavorare pure su internet, la banda larga non serve più e non è più sufficiente. Allora, tutto questo io spero che si risolva evitando di un ritorno alla DAD in tutti i modi, ventilando le classi, prevedendo dei distanziamenti maggiori, avendo delle accortezze, magari anche con il Green Pass rafforzato. Dobbiamo scongiurare il ritorno a uno scenario come quello che è stato l'anno scorso. Sì, appunto, assolutamente sì. Anche perché poi, insomma, l'anno scorso non avevamo i vaccini, se no altrimenti qualcosa comincia giustamente a scricchiolare, no? Ecco, questo è un po' il punto. Maurizio, io ti ringrazio, ci risentiamo a questo punto, se vuoi, con l'anno nuovo, per quando magari saranno in ripartenza anche le scuole e anche quando ci saremo lasciate alle spalle questo periodo di feste nel quale chiaramente le regole si sono modificate proprio perché c'è più contatto tra le persone. Quando riprenderemo lavoro, anche se insomma lavoriamo sempre tutti, e scuola, capiremo un po' la direzione che si sta prendendo. Quindi intanto ti ringrazio. Grazie a Maurizio Del Grazie a Conte. voi e buon anno a questo Buon punto. anno, assolutamente sì. Avrai tanto da fare, credo, sul fronte lavoro e su quello che dovrai insegnare, immagino, perché qui si sta cambiando, diciamo, le cose cambiano di giorno in giorno. È Poi il così. mondo del lavoro è sempre in evoluzione, però chiaramente con queste incognite lo è ancora di più. Grazie ancora, buon anno e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.